Regolata la pratica Slovan-Bratislava, il Napoli adesso pensa soltanto alla gara di domenica a Milano contro il Milan. Poi ci sarà il sorteggio di Europa League. Il Napoli è primo nel girone grazie a questa vittoria. Vittoria che fa portare di nuovo in gol Marek Hamsik e che consente quindi allo slovacco di togliersi un po' di dosso quella patina grigia che lo aveva in quest'ultimo periodo coperto. Alla fine della partita, negli spogliatoi, dai cronisti arriva Gulam. E sappiamo prima la partita che è una partita difficile e che dobbiamo vincerla per essere primo del girone. E abbiamo fatto il lavoro e adesso siamo contenti, anche abbiamo fatto 3 gol senza subire gol e questo è un punto di vista importante per noi e anche una fiducia di più per la prossima partita che è importante. Lunedì c'è il sorteggio, tante squadre importanti, c'è qualcuna che temete maggiormente? No, pensiamo sempre alla prossima partita, è la partita la più importante, è questa di domenica e vediamo che succede per il sorteggio. Così, archiviata l'Europa League a Milano per riaccendere l'entusiasmo dei tifosi? Sì, abbiamo giocato una bella partita. E abbiamo vinto, adesso abbiamo un po' di fiducia e andiamo a Milano per fare qualcosa perché sappiamo che è una partita importante per avvicinarsi al terzo o secondo posto. Poco tempo, allora dobbiamo recuperare bene e anche tutti devono essere pronti a giocare qualsiasi partita e siamo anche noi a disposizione del mister. Se lui ha bisogno di noi, dobbiamo stare pronti a giocare.